Se vuoi creare più contenuti senza rinunciare alla qualità in formati diversi e magari pubblicare questi contenuti su piattaforme diverse, ogni piattaforma ha delle esigenze specifiche in termini di formato, lunghezza, dinamicità, non devi perderti questo video. In questo video ti farò vedere 8 strumenti di intelligenza artificiale che daranno una svolta alla tua vita da creator di contenuti. Andremo a parlare di editing grazie all'intelligenza artificiale, di trasformazione di formati, di taglio in automatico. Andremo a parlare anche di tutta la parte autoriale. Insomma, cercheremo di coprire tutto il processo di produzione, ma anche di pubblicazione. Ok? Se è la prima volta che ti trovi su questo canale, io sono Igor Papo, sono molto contento di averti qui su questo canale. Parliamo di strumenti, strategie, innovazione, tutto quello che può aiutarci nella nostra vita di imprenditori, freelance, creators. Quindi, se sei interessato a questa tipologia di contenuto, iscriviti al canale per non perderti il prossimo video. Ti lascio anche i riferimenti al mio canale Telegram e alla mia newsletter qui sotto. Quindi, bando alle chiacchiere, andiamo ad approfondire subito questa super lista di strumenti. Il primo strumento di cui ti parlo è Eleven Labs. Questo strumento è molto semplice perché fa una cosa ma la fa molto molto bene, come spesso accade. È uno strumento incentrato sulla voce, okay? Quindi ti permette di progettare delle voci da zero con delle caratteristiche molto specifiche, oppure ti permette anche di clonare la tua voce e dopo puoi utilizzare questa voce che hai clonato per fare diverse cose, per esempio per creare un intro al tuo video, per creare magari una campagna pubblicitaria, oppure per, non so, magari hai un audiolibro e vuoi utilizzare questa voce per farla leggere, diciamo, all'intelligenza artificiale con la tua voce, lo puoi fare tranquillamente. Puoi anche progettare, per esempio, una voce. La puoi ovviamente clonare dalla tua, ma puoi anche disegnarla, quindi c'è un discorso di voice design, puoi utilizzare ovviamente diverse caratteristiche, scegliere tra mille diverse opzioni. Quindi questa, se vuoi fare diciamo una roba seria con la voce clonata, perché questa roba la fanno tanti strumenti, ma se vuoi fare una roba seria, super professionale, questa è la piattaforma perfetta. Andiamo adesso a parlare di cosa? Parliamo di editing. Video editing è molto complicato, non tutti sono, diciamo, amanti di fare editing, c'è gente appassionata, ma c'è gente invece che magari non può al momento delegare, ma vuole fare un video editing super veloce. Allora, la piattaforma in questione è questa qui. Descript, ok? Questa è una piattaforma che ti permette anche di scaricare un'app, quindi un'applicazione desktop, e tu con questa piattaforma fai un editing super veloce basato anche sul testo, perché come prima cosa, quando importi un video, questo video fondamentalmente viene lavorato e viene riportato tutto il testo presente all'interno del video. E tu addirittura puoi fare editing a partire dal testo, quindi cancelli determinate parole e in automatico c'è un taglio netto nel momento in cui tu hai cancellato quella parola. Oppure in automatico puoi anche eliminare le pause. Insomma, le possibilità di questo strumento sono veramente tante. Oppure puoi aggiungere già qui dentro le sovraimpressioni, immagini, grafici, fai tutto all'interno di questa piattaforma qua. Questa è una piattaforma che, come in tutti i casi, ormai ha una versione gratuita ed altre versioni a pagamento, però pure qui, se parliamo dei costi, magari e del tempo che ti può far risparmiare, sicuramente è una piattaforma super conveniente. Bene, andiamo subito alla piattaforma numero 3. Allora, questo, come ho detto anche in passato, in riferimento magari ad alcuni lavori da freelance, è diventato il mio assistente personale. Sto parlando ovviamente di ChatGPT, ma come ChatGPT può aiutarci nella creazione di contenuti? Ci sono diversi utilizzi che puoi fare. Allora, puoi innanzitutto avere delle idee di contenuto su un argomento specifico. Quindi dici, ok, io sono, gli dai un contesto, gli dici, io sono un nutrizionista, devo creare una rubrica con quattro consigli semplici
per migliorare, no, l'alimentazione di una persona, faccio per dire, ok, buttami giù delle idee, e lui ti butta giù, quindi ChatGPT ti butta giù delle idee di contenuto. Dopodiché, se vuoi andare oltre, se magari vuoi farti fare anche una parte autoriale, perché tu magari ti scrivi la scaletta, lo puoi fare, quindi parola per parola puoi farti scrivere cosa deve essere presente in quel video, oppure magari vuoi avere la scaletta in punti, puoi avere la scaletta in punti. Per esempio, io spesso prendo qualche spunto grazie a ChatGPT, quindi in alcuni video magari se voglio strutturare dei concetti un pochino più complessi mi aiuto e dico ok, fammi una possibile potenziale scaletta. Personalmente non utilizzo lo script perché mi piace più andare, diciamo, a braccio, perché poi lo arricchisco magari di esperienze personali, di dettagli, e lo script, insomma, mi sarebbe troppo pesante da fare, quindi non ce la posso fare, quindi mi scuserete magari di qualche imperfezione in alcuni casi, ma non mi piace personalmente. Però ci sono persone invece che preferiscono fare delle cose super precise con lo script, che puoi far scrivere il video direttamente da ChatGPT tranquillamente. Oppure vuoi scrivere le descrizioni per i social media, quindi le caption, oppure vuoi avere scriverti le descrizioni per il tuo canale YouTube, o quindi dei tuoi video, idea di tag da utilizzare. Ovviamente sto tralasciando tutta la parte che riguarda la scrittura dei blog, eccetera, che qui si apre veramente un mondo. Quindi, ovviamente, in questo caso ChatGPT, che vabbè, vi faccio vedere, ma credo che lo conosciate tutti, è questo strumento qua. Adesso andiamo su lo strumento numero 4, che è Adobe Firefly. Allora, per quanto riguarda immagini, quindi la generazione di immagini con intelligenza artificiale, ne ho provati veramente tanti, anche su questo canale potete trovare diverse cose. Questo è sicuramente uno dei più impressionanti in questo momento. Anche qua ho realizzato una video guida per farvi vedere diverse cose che possiamo fare. Come spesso accade, Adobe viene da quel mondo lì, e quindi venendo da quel mondo lì ovviamente ha implementato intelligenza artificiale, anche loro ci stanno ormai lavorando da diversi anni, per cui adesso questo è il suo campo, questo è il suo mondo, le cose le fa veramente bene. Quindi ovviamente anche qui tutte le funzioni che abbiamo anche in altri strumenti, quindi da testo a immagine, quindi classico comando, quindi dove tu gli dici che cosa vuoi che l'intelligenza artificiale ti generi, e lei lo fa. E questo è un altro strumento, quindi vabbè, qui fa un esempio di alcuni output. E questo è un altro strumento molto particolare, riempimento generativo insieme ad effetti testo. Allora, riempimento generativo, anche qui ho fatto un video super specifico a riguardo, tu puoi caricare praticamente una tua immagine, rimuovergli uno sfondo, mettere un background diverso, oppure dargli degli effetti cinematografici diversi, oppure, che ne so, aggiungerti la barba, toglierti la barba, metterti i cerotti, insomma, fai quello che ti pare. Dove puoi utilizzarlo? Puoi utilizzare chiaramente nella tua strategia di social media, ma anche per esempio nella creazione delle copertine, sia per i Reels che per YouTube. Magari vuoi giocare con la tua immagine dandogli degli effetti un pochino più particolari, lo puoi utilizzare tranquillamente. A quel punto applichi, diciamo, il filtro direttamente sulla tua faccia, oppure sul tuo vestito, oppure sullo sfondo, e vedi gli effetti che puoi creare, insomma, con questo strumento. Non vado troppo in profondità perché ti invito a giocarci, perché solo giocandoci un attimino capisci le potenzialità di questo strumento. Bene, andiamo adesso allo strumento numero 5. Allora, questo è, siamo, diciamo, veramente oltre a quello che è la normalità di strumenti di intelligenza artificiale. Ora sto tirando su un super hype, però dal momento in cui l'ho trovato veramente faccio fatica a separarmene. Sto parlando di Opus Clip. Opus Clip fa una roba che fanno molti strumenti in giro, c'è Dummy, su cui ho fatto anche il video, ma ce ne stanno tanti altri in realtà in giro. Quindi ti prende il tuo formato, il tuo video lungo, e ti ritaglia in automatico, ti crea degli shorts. Ma perché secondo me Opus Clip ha una marcia in più? Innanzitutto, secondo me ha un pricing super accessibile. Innanzitutto ti dà dei minuti gratuiti da utilizzare, dopodiché ti dà, diciamo, un piano. In questo caso, tra l'altro, ti danno con $114 annuali, tipo,
2400 minuti di upload, perché? Perché si basa su quanti minuti tu carichi dentro, ok? Quindi quanti video carichi dentro per fare la lavorazione. Quindi tu potresti, e poi lui ti crea, non so, in alcuni casi 10 shorts, 5, 2, 3, in base agli argomenti che individua. In ogni caso, regolarmente, se non sbaglio, costa intorno ai 19 euro mensili con 200 minuti di upload. Quindi secondo me è super buono. Quindi vi dicevo, perché secondo me è molto più efficace rispetto a tanti altri strumenti che ho utilizzato? Perché Opus Clip lavora molto bene con l'italiano, quindi gli errori sono veramente ridotti al minimo. Primo. Secondo, non hai la possibilità di intervenire sul clip con un editor integrato e quindi non hai bisogno di esportarlo, modificarlo fuori, ma fai tutto direttamente dentro e quindi tiri fuori un risultato che è coerente. Puoi fare tutta una serie di cose con il branding, quindi mettendo i tuoi colori, i tuoi font, i tuoi loghi, la tua, diciamo, la tua palette. E un'altra cosa che fa è ti dà uno score. Che cos'è questo score? Praticamente lui individua alcuni momenti salienti all'interno del tuo video e ti dice: secondo me questo video è particolarmente, ha un hook forte, quindi ha un gancio forte, quindi potrebbe funzionare in relazione a questa tematica, e ti dice subito anche qual è la tematica in questione. Faccio vedere di cosa si tratta, e infatti parliamo per esempio qua, no? Questo 99 score, quindi il potere del referral, costruire diciamo nuove relazioni tramite le raccomandazioni. Quindi qua c'è una clip all'interno di un video che ho fatto che parla di questa roba. Per esempio, vi faccio perché vedere il referral sia con i clienti che con gli amici e i parenti funziona molto bene, quindi la raccomandazione classica. Perché la raccomandazione molto spesso non richiede di... Vabbè. Quindi avete capito, se io dovessi modificare questo video perché magari c'è un errore, c'è una cosa scritta male, oppure non voglio che una frase venga inserita qua dentro, io vado su modifica, quindi vado qui dentro, mi sto dilungando qui dentro perché secondo me molti di voi lo utilizzeranno, quindi vi voglio far vedere, e praticamente posso cancellare delle parole specifiche e modificarle. Qua ovviamente posso ritagliare dei momenti diversi, e c'è anche tutta la parte di design, quindi scegliere lo stile dei testi, l'animazione, i colori delle parole sottolineate. Quindi vedete che veramente le possibilità sono infinite. Fate l'export diretto e potete direttamente pubblicare questo contenuto. All'interno, sui miei social media, sia su Instagram che su TikTok, trovate diversi video che ho realizzato con questo strumento qua, tirando direttamente lo strumento, diciamo, il video da qui fuori. Ok, bene, adesso stiamo salendo di livello, attenzione, e ovviamente questo ha una potenza incredibile, ma quando ho visto invece il prossimo strumento, che è questo qua, Rask AI, che ti permette di tradurre in diverse lingue i tuoi video, sono rimasto impressionato e scioccato. Anche qui ho realizzato sul mio canale una video guida di come si utilizza questo strumento, di quali sono i risultati di questo strumento sui video applicati. Praticamente lui ti clona la voce e ti mette la tua voce all'interno dei tuoi video, quindi praticamente ti doppia i video tranquillamente. Stanno lavorando anche sul lip sync per renderlo ancora più efficace, ma anche in questo momento, senza un perfetto lip sync, secondo me è uno strumento super utile se vuoi magari fare un contenuto in una lingua diversa, se vuoi tradurre magari una video guida, se vuoi fare 3 miliardi di cose. Insomma, le applicazioni ve le lascio a voi. Vai, andiamo oltre, e qui parliamo di un plugin, in realtà parliamo di un plugin per ChatGPT, ovviamente con la versione premium. Il plugin si chiama Vox Script. Questo plugin ti permette di trascrivere un tuo video. Quindi tu che cosa fai? Magari hai un flusso di creazione di contenuti, butti giù il tuo video, dici ok, già che ci sto, voglio trasformare questo video in un articolo blog, però devi avere un testo di partenza. Ok, che cosa fai? Fai la trascrizione del tuo testo di partenza, che è questo qua, che è letterale. A questo punto tu prendi questo testo e puoi anche dirgli tranquillamente: a partire da questo testo crea un articolo blog incentrato
sulla keyword, e poi anche delle indicazioni, keyword gestire le recensioni, faccio per dire, ok? E quindi lui prende ovviamente tutte le informazioni, e quindi non è che crea un articolo da zero, ma crea un articolo, sistema un articolo a partire dal mio testo, quindi alcuni punti salienti, alcuni valori più importanti, insomma, espressi in questo video vengono riportati, ok? Vabbè, adesso non vi faccio generare tutto l'articolo, ma questa è la possibilità. E andiamo adesso al prossimo strumento. Allora, questo strumento qui, io credo che lo conosciate tutti, tra l'altro è della stessa azienda di cui è proprietaria di TikTok, infatti è perfettamente integrato, se vedete. Perché l'ho inserito in questa lista? Perché secondo me insieme a InShot è lo strumento numero uno per l'editing di video sul telefono, quindi per la gestione di social media dal telefono, quindi ormai tutti potete utilizzare l'editing a partire da questo video. Potete prendere questa applicazione e prendere magari dei ritagli del video, prendere questi ritagli del video e metterli all'interno dell'applicazione, e potete editare questa clip in modo molto semplice. All'interno ci sono diverse funzionalità di intelligenza artificiale, non so, tipo la generazione automatica dei testi, la correzione, tutta la correzione, diciamo, di difetti, la dinamicità, alcuni modelli preimpostati e automatizzati che ti permettono di dare dinamicità a una clip. Insomma, non è un'applicazione che si definisce un'applicazione di intelligenza artificiale, però lì dentro ce n'è tanta, e secondo me era da inserire assolutamente all'interno, diciamo, di questo listone, perché ovviamente io lo utilizzo tantissimo, per esempio nella mia strategia di social media marketing, ma anche i miei clienti, strumento super. E quindi questi sono ovviamente alcuni degli strumenti più importanti che un creator, ma anche un freelance, un imprenditore può utilizzare nella sua strategia di comunicazione per aumentare la produttività, la qualità, come potete vedere la trasformazione da un formato all'altro, magari sia in termini proprio di visuali, quindi di frame, sia in termini proprio di forma di contenuto, quindi dall'audio al testo, dal testo al video. Insomma, le possibilità sono molteplici. Oggi è diventato molto difficile stare sul pezzo, quindi gestire molti social media e quindi creare dei contenuti originali per ogni social media. Chiaramente è la cosa migliore che puoi fare, ma se tu non hai un team a disposizione per poterlo fare, questi strumenti sicuramente ti aiuteranno e faranno aumentare la tua produttività. Se magari mi scordo qualcosa, se hai uno spunto utile per me, e se vuoi magari lasciarmi qualche strumento che utilizzi tu, magari simile, un'alternativa, eccetera, magari scrivimelo nei commenti, così lo vado a vedere, e io sono sempre alla ricerca di nuove possibilità per migliorare chiaramente il mio flusso creativo, il mio flusso di produzione. Ora ti lascio anche i riferimenti al mio canale Telegram, che è dedicato un pochino al dietro le quinte, alle persone che a me sono un po' più vicine, quindi comunicazioni informali, così è tipo un appuntamento al bar, quindi se ti fa piacere entrare in contatto con me, qui ti lascio il link. Ti lascio anche il link della mia newsletter, quindi se non vuoi rimanere in superficie, vuoi andare oltre, vuoi approfondire, insomma, questi strumenti un pochino di più, strumenti, strategie, non soltanto AI, ma digital marketing, crescita, costruzione di un business, ecco, iscriviti alla mia newsletter, che ci sono diversi spunti utili. Non la mando spessissimo, ma quando la mando cerco di strutturarla piuttosto bene. Noi ci vediamo, ci sentiamo alla prossima da YouTube.